ci siamo incontrati a Locarno. A Locarno. Ah, una delle più belle interviste senza... Dopo ho visto il film, ma prima non ho visto il film. E eravate tutto il gruppo seduto sulle sedie, era stato bellissimo. Solo? Probabilmente solamente schermo fotografico, perché cerchiamo l'homus cinematografico. Esiste l'homus. Mi ricordo che una volta si cercava l'homus helveticus. Marco Ferreri diceva: diventeremo tutti così. L'homus helveticus, invece negli anni 70, infatti è vero, è arrivata la Lega, poi sì. Tutti come la Svizzera. Se lei si ricorda il suo primo film? Il suo primo film proiettato su un grande schermo e l'emozione che ha provato. Cazzo, devo pensarci un attimo, il primo film che mi è dato sul grande schermo, è l'emozione che ho provato. No, però mi ha sempre raccontato una cosa mia mamma, mi ha portato al cinema molto molto piccolo e quando ho visto due che si baciavano in qualche melodramma che erano andati a vedere, disse a voce alta in mezzo alla parte, dice mamma, papà, e feci ridere tutto il cinema, questo me l'ha sempre raccontato la mia mamma. Ma per il resto della mia vita cosciente non ho dei ricordi di un film, ricordo di film, di emozioni, ma non di un primo film. Quindi è strano, perché è un ricordo riguardo il cinema, però è un ricordo che viene detto da questo mondiale. Sì, no, se mi chiedete in tutta onestà, io questo mi ricordo, ma non cosa ho visto la prima volta, qual è il primo film che mi ha fatto impressione non me lo ricordo. Quindi il cinema ha anche qualcosa di reale, nel senso ha una sua vita, una sua... E quello che dovrebbe essere il cinema è questa cosa qua, non tutta questa messa in scena. Dovrebbe essere una cosa che ha un rapporto con il pubblico, che attraverso i divi fa fantasticare la gente, che però ci riconosce dentro delle cose che conoscono e che sanno bene anche loro. Dovrebbe essere quello. Il suo primo... cosa concretamente, cioè si ricorda il suo primo film? Qual è il primo film che lei si ricorda? Ma io credo il primo film in cui abbia investito qualche cosa, cioè dove non c'era solo un rapporto da spettatore, c'è stato nel corso del tempo di Wim Wenders, nel senso che un film in cui mi sono sentito parte di qualche cosa. Precedentemente, no, credo di aver visto dei film che mi piacevano, non mi piacevano, ma che non parlavano con me. Ecco. Dopo da lì... ci sono stati tanti altri film che mi hanno fatto pensare un po' di più, insomma, quello che stavo facendo, vedendo, vivendo. Ecco che arriva il momento dove il suo film viene proiettato sul grande schermo. Qual è stato l'emozione? Ah, la prima volta che è successo un festival, credo che fosse il primo film alla Festival di San Sebastian, mi sono sentito, siccome facevo il critico, non avrei mai voluto aver scritto niente di male su nessun film che avevo visto precedentemente. Adesso tocca a me, mi ricordo. Poi ci si fa l'abitudine, nel senso, devo dire che adesso mi piace di più fare i film, girarli, sono più emozionato sul pensarli, sul girarli, sul farli, sul montarli, e poi in qualche maniera quando arrivano al pubblico non sono più miei, ma sono del pubblico, allora diventa un altro tipo di esperienza, non è più che dici faccio vedere il film e speriamo che piaccia, almeno io lo vivo così, sono più ormai fatto e sono responsabile del bene e del male di quel che ho fatto. Certo che spero che piaccia, però non è il punto principale, mi incuriosisce vedere la gente cosa fa, se reagisce come mi aspettavo che reagisse, ma diventa loro, sono convinto di questo, che un film una volta che è fatto non è più del regista. Nella lavorazione di un film, lei ha delle tappe preferenze? Ma diciamo che dopo 4 film ho imparato un po' di cose e adesso cerco di gestire il set meglio di quanto potessi fare prima, per esempio una volta ero molto convinto che la sceneggiatura fosse importantissima, adesso mi sembra sempre di meno. Vorrei arrivare a un film, una volta pensavo che David Lynch diceva anche una cosa del genere, che fosse un po' un'idea sballata, invece trovo che le sceneggiature dovrebbero essere solo degli stimoli per un regista, un regista che riesce a lavorare con la troupe per andare avanti e inventarsi delle cose sul set. L'importante è creare un clima creativo sul set e poi far accadere delle cose lì, perché quello è l'unico momento in cui le cose accadono e non tornano più. Invece c'è questa idea che le sceneggiature, cioè, devono essere calibrate, precise al 100%. Questo, prendete la vita qua, un bambino che corre si fa del male. Se cade qua, poi... Vittorio, come piace?
Sì, ho chiesto anche a Silvio Orlando di raccontare un po' l'ultimo film. Voglio vedere la differenza di come lo racconta l'autore, il produttore. Allora, questo è un film che parla di due bionde, che non iniziava così quello di Silvio Orlando. Come lo racconto io è la storia di due personaggi isolati all'inizio, molto improbabili come amici, che poi invece alla fine di questo viaggio paradossale sono esattamente al punto di partenza, di dove erano prima, senza soldi, senza niente, però stanno insieme, nel senso che hanno costituito un gruppo e in questo senso hanno fatto un grande passo avanti. Non credo nella fuga, nel viaggio, nel sud come speranza, utopia. Credo che uno si porta dietro i suoi guai dovunque vada, il sud ce l'hai dentro così come il tuo nord, però il rapporto con le persone mature cambia le cose e quindi puoi essere individualmente come prima, però in realtà essere con tanti altri come te, con delle gente con cui hai delle relazioni, cambia le cose, è il principio di una resistenza. Ho visto tutti giù per terra, ho visto un montaggio, un uso della musica molto presente nel film, quindi c'è qualche cosa che nel cinema lei le interessa di più, che vuole spingere di più? Io penso che il cinema, in questo forse non sono molto di scuola italiana, è principalmente ritmo, non sono le parole. Io credo che parole contano poco al cinema, contano più le facce, i gesti, i momenti, le atmosfere, il ritmo. Però il ritmo non è necessariamente un ritmo veloce, può essere un ritmo anche molto lento. Non è che ci sono dei film di Tarkovsky che sono fantastici nella loro disperante lentezza estenuata. E ci deve essere però una coerenza musicale dentro. Questo è il punto. Il ritmo del film deve essere sempre quello, oppure accelerare. Cioè comunque deve esserci un'idea di partitura musicale dentro il film. E poi i film sono visuali, questa è l'altra cosa fondamentale. Le immagini raccontano molto più delle parole. Quindi affidarsi, c'è questa grande scuola di recitazione, di parola scritta, di teatro in Italia, che viene dalla letteratura, dal teatro, anche dalla commedia se vogliamo, ma non è quella che mi interessa e credo che ormai in un mondo che cambia così velocemente anche il cinema italiano dovrebbe prendere quella direzione lì. Sono curioso, faccio un test, magari non le piace come idea, ma quando è l'ultima immagine, che cosa dice al suo cast? Usa il megafono? No, mai. Una cosa il megafono lo usavamo in piazza negli anni 70, non riuscirei mai a usare un megafono su un set. Cosa dico all'ultima? Ma non lo so. In realtà è sempre successo negli ultimi film che succedeva qualcosa di veramente molto sfortunato, per cui ci rubavano delle pizze, di cose. Per cui l'ultima scena non era mai l'ultima scena. Davvero, giuro. Adesso ci hanno portato via il furgone delle macchine da presa su Figli d'Annibale, compresi 10 giorni di suono, per cui abbiamo dovuto rigirare delle scene. Quindi non è mai l'ultima volta, quindi sostanzialmente non arrivederci. E è meglio così, anche perché gli addii sono tristi, eccetera. Poi il film non è morto quando finiscono le vite. Si rivede. Grazie. A voi.